Ciao ragazzi, buonasera e bentrovati a tutti e buon fine settimana. Ho preso coraggio ed oggi mi trovo qui a registrare questo video per raccontarvi la mia più grande esperienza paranormale. Chiaramente questo viene considerato off topic dal mio canale, essendo un canale sportivo, comunque sia, ogni tanto mi diverto e mi diletto a portarvi delle esperienze personali. Voi mi avete sulle live, soprattutto mi avete tartassato dicendo: ma perché quando racconti le esperienze paranormali, quella più grande non la vuoi raccontare? Perché semplicemente è stato un episodio che mi ha sempre scosso. Ogni volta che ci ripenso mi viene la pelle d'oca. Non è stato facile, è stato un periodo nella mia vita molto molto difficile. Ma ad oggi mi ritrovo più forte, dopo quell'esperienza che sono passati degli anni, mi ritrovo più forte. Ed oggi mi sento pronto per poter condividere questa esperienza con voi. Allora, la situazione è questa. Si parla di quando avevo 15 anni, 15 anni grosso modo. Si sa, quando si è nella fase adolescenziale si è un po' più tutti suscettibili, si crede a poco, ti senti forte, ti piace fare il grandone, no? Allora, diciamo che all'epoca ero un ragazzo che, sbagliando, perché riconosco i miei sbagli, e fondamentalmente ogni 10 parole c'erano una quindicina di bestemmie attaccate. I miei amici vedevano che era comunque sia, avevano capito e vedevano che ero comunque sia impavido, non avendo paura di nulla, mi hanno scritto: ma perché non ti diletti? Perché non ti diletti a scrivere la preghiera al contrario, e poi quando sei un attimo solo a casa, ti metti al centro di casa, del centro della tua casa e la reciti? E ho fatto: vabbè, ma che dovrebbe succedere mai? Che potrebbe mai succedere? Ho fatto: vabbè, prova, noi non lo sappiamo, prova e ce lo fai sapere. Vabbè, io giustamente passano dei giorni, al momento propizio che rimango da solo a casa, comincio a scrivere la lettera al contrario, sì, la lettera al contrario, la preghiera al contrario su un pezzo di carta, finita mi reco al centro della casa, che era ovviamente sul corridoio che dava sulla porta di entrata della mia casa. Ragazzi, manco sono riuscito a finire le prime due righe, che sotto i miei piedi comincia a tremare tutto ed esclusivamente il pavimento di casa. Tutto il pavimento di casa. Io, preso dall'angoscia e dalla paura, tiro il foglio, prendo le chiavi di casa, lascio tutto come sta e vado giù al portone. E non risalgo a casa fino a quando non torna mia madre. Gli racconto queste cose a mia madre, vabbè, giustamente i miei genitori mi rimproverano, mi cominciano a dire che sono uno fuori di testa, che queste stronzate non si fanno. Vabbè, le solite cose, comunque, le solite ramanzine che ti fanno i genitori. Passa del tempo, si arriva là al 24 dicembre, la vigilia di Natale. Stavamo a casa mia, la stavamo trascorrendo a casa mia. Poco prima della mezzanotte litigo con mio padre in maniera brutale, bestemmio, lancio un PD, bestemmio in maniera importante. Mio padre si alza e mi manda subito in punizione, mi dice: vai subito a dormire in camera tua e non ti alzare fino a domani. Ragazzi, io vado in camera mia, ovviamente la mia camera era all'epoca, cioè dormivo in una sala da pranzo, perché la mia camera era in ristrutturazione, viste delle problematiche che mi ricordo, che mi sembra che erano derivate delle tubature. Comunque sì, vabbè, dormo in camera da pranzo e il mio letto stava a fianco all'albero di Natale. Bene, io mi metto sotto le coperte, mio padre viene e chiude la porta. Io non so come, ragazzi, non dormivo, non ero sul dormiveglia, praticamente mi poggio 5 minuti. Riapro gli occhi e di fronte a me, bordo letto, mi trovo una figura alta minimo 2 metri e mezzo, ancora me lo ricordo bene, una figura alta 2 metri e mezzo, aveva un vestito tutto a strisce rosse e nere, tutto frastagliato, i capelli lunghi, ricci e neri, gli occhi taglienti e uno sguardo che mi ha gelato, mi freddava, mi ha freddato. Non riuscivo neanche a gridare, mi ha paralizzato, ero proprio paralizzato, riuscivo a muovere gli occhi e la testa, ma non riuscivo a parlare. Nell'inquietudine, nella paura, richiudo e apro gli occhi, me lo ritrovo a fianco a me, tra me e l'albero di Natale. Tra me e l'albero di Natale, ed è riuscito a far cadere il presepe. Il presepe.
Quando me lo sono derivata, me lo sono trovato a distanza debita, a distanza ravvicinata, sono riuscito con la forza della disperazione probabilmente a fare uno strillo. Sono venuti di corsa i miei genitori, mi hanno chiesto che cosa succedeva, ho raccontato, mi hanno fatto sì, va bene tutto, stasera ti dormi ancora, vieni di là, stai un po' con noi e fra poco andiamo a dormire. Ti sposti di letto e tua sorella dorme a fianco all'albero di Natale, raccogli il presepe che mi avevano imputato a me che avevo fatto cadere, ma non ero stato io perché non mi sono mosso. Vabbè, morale della favola, andiamo a ridormire, mi sposto sul letto parallelo su quello di mia sorella dorme al mio posto, dorme al mio posto, io mi metto di fianco, stavo fronte porta di casa, stavo fronte alla porta di casa, chiudo gli occhi, li riapro e stava di fronte alla porta di casa che mi guardava e mi ha rigelato un'altra volta. Ovviamente bloccato, non riuscivo neanche ad allungare un braccio verso mia sorella per svegliarla e per fargli capire che avevo difficoltà. Dopo un po' riesco a fare l'ennesimo strillo, rintervengono i miei genitori e mi dicono che c'è qualcosa che non va. Qualcosa di grave che non va, perché non era sonno, non dormivo, non ero né sonnambulo, non ero né manco nel dormiveglia, ero vigile, ero una persona sveglia che vedeva in maniera vigile. Prendono, mi fanno dormire, mi mettono in mezzo a loro, mi fanno dormire in mezzo a loro, ma la situazione non cambia, perché tempo di chiudere gli occhi, loro si addormentano, tempo di aprire e chiudere gli occhi in maniera frequente, perché era una persona turbata, una persona che comunque sia, gli era stata toccata la propria sensibilità interiore, ero molto timoroso, pauroso, riapro gli occhi e me lo ritrovo a bordo letto che mi guardava, fisso. Riesco a dare una botta a mia madre, questa situazione alla fine si calma. Riusciamo a dormire tutti quanti, io riesco a riposare e il giorno dopo venivano presi i provvedimenti. Arriviamo al benedetto giorno dopo, arriviamo al benedetto giorno dopo, mia madre comunque sia in collaborazione con mio padre, praticamente erano in piena sintonia, in piena sinergia, hanno deciso di portarmi in chiesa. Hanno chiamato, non mi ricordo se il sacerdote o comunque sia qualcuno di importante della chiesa vicino a casa mia. Vicino a casa mia, eravamo soltanto io, mia madre, mio padre aspettava fuori, io, mia madre e il sacerdote. Io ho cominciato a raccontare delle cose, il sacerdote me lo ricordo come se fosse oggi, sbarra gli occhi, mi ha detto signora aspetti qui, mi ha preso e mi ha portato al centro della chiesa e mi ha cominciato a fare delle domande. Mi ha fatto, ma me lo sa descrivere? Io l'ho descritto in maniera dettagliata come ho fatto anche con voi. Come ho fatto anche con voi, il sacerdote comincia a tirarmi addosso l'acqua santa, imprecando, comunque sia, recitando tante preghiere e mi tirava l'acqua santa addosso. Io, paralizzato e impaurito, lui se ne accorge, si ferma e mi fa: ma dimmi una cosa, rispondimi alla domanda più importante, ma lui ti ha parlato? Io ho fatto no. Ecco, allora sei fortunato perché è stato solamente un avvertimento. Se ricapita e ti parla, sei una persona finita. Puoi finire nei guai. Io gli risposi, ma quindi è quello che penso io? Stiamo parlando di Lucifero, il diavolo? Mi fa esattamente, sei uno dei pochi, probabilmente, o uno dei tanti sfortunati che sono riusciti ad avere un contatto diretto. E non è una buona cosa. Mi ha cominciato a recitare tutte le preghiere, mi tirava l'acqua santa addosso, mi faceva con le dita i segni della croce sulla fronte. Una volta che ha finito questo rituale, mi ha detto testuali parole: sei una persona che si è smarrita, sei una persona che è uscita fuori dal gregge, cerca di risistemarti, cerca di non bestemmiare più, cerca di non bestemmiare più. E quando ti senti in difficoltà, in qualsiasi frangente della giornata dove sei, fatti un segno della croce. Chiama mia madre, vabbè, mia madre è scandalizzata, impaurita, peggio di me. Lo ringraziamo, ce ne andiamo. Mentre tornavamo a casa, io mi sentivo una persona vuota, una persona svuotata, una persona finita, ragazzi, finita. Una persona finita. Sapete quando ti senti svuotato, proprio esausto, provato dalla situazione di tutto quello che stava succedendo? Perfetto, ragazzi. Si torna a casa, mia madre mi fa: va bene che cucino, intanto tu poggiati sul mio letto e guardati la televisione. Tempo che mi poggio sul letto, però mi metto con la testa direzione dove si poggiano i piedi, quindi da piedi,
tempo che accendo la televisione comincia a ballare tutto il letto della camera da letto, soprattutto dalla, dove poggiavo la testa, ballava tutto, ragazzi. Ho urlato, mia madre con tranquillità per rasserenarmi, nonostante c'era un pericolo, la paura si riavvertiva, mi fa fatti il segno della croce, mi fece il segno della croce e tutto sparì. Da quegli episodi lì, figuriamoci che poi il giorno che sono stato portato in chiesa, considerate che era il 24 notte, il 25 mattina sono stato portato in chiesa, quindi dopo la messa di Natale mi hanno fatto parlare con il sacerdote, dopo la messa mattutina di Natale mi hanno fatto parlare col sacerdote vicino, la chiesa vicino casa mia, la notte di Natale che portavo al Santo Stefano, perché io mi chiamo Stefano, la notte che portavo al Santo Stefano, fatalità, riesco a fare un brutto sogno, faccio un brutto sogno, rivedo questa persona nel sogno, però con il viso oscurati e tutti che guardavano, veramente vedevo tutti i miei amici correre e questa persona che guardava tutti i miei amici. L'ho raccontato a mia madre, mi sono rifatto il segno della croce, ho cercato comunque sia di riprendere un cammino importante verso la fede, perché mi ero allontanato, perché facevo il cretino, facevo il coglione, quindi di per sé avevo smarrito la strada, perché nella mia adolescenza ho fatto tante cazzate, e questa era una di quelle che per sentirmi grande, per sentirmi forte, ripeto, ogni volta che parlavo uscivano fuori 5-6 bestemmie. Non avevo paura di fare questi giochi, sono una persona che comunque sia, ad oggi si ritrova cambiata, sono una persona che si è riavvicinata tanto alla fede, non ho mai avuto più problemi di questo genere, ho avuto altre esperienze che paranormali sì, ma di entità diversa, non come questa che vi ho raccontato, che è di identità veramente importante e difficile, perché ci è voluto tanto tempo per digerire la situazione, ci è voluto tanto tempo per cambiare, ma ci è voluto tanto tempo per tornare sulla retta via. E fortunatamente non si sono più ripetuti eventi del genere, ringraziando Dio. Sono una persona che è rimasta scossa, forse nella mia sensibilità vi posso dire che riesco a percepire tante cose che probabilmente le persone normali non riescono a vedere. Ecco perché ho un buon bagaglio di esperienza sul paranormale. Non sono cose che mi invento, sono cose testate, sono cose che sono successe anche in presenza della mia famiglia, ma non di questa entità. Di entità più leggera, magari era un parente, magari era un'altra persona, che poi avremo modo magari di fare, di raccontare, avrò modo magari di raccontarvela in un altro video, in un altro off topic, sempre sulle esperienze paranormali. Io un consiglio che vi do, se comunque sia vi piace l'occulto, vi piace provare l'ebbrezza del paranormale, lasciate perdere, perché con qualsiasi cosa andate a trattare non sapete che entità è, non sapete che rilevanza ha, non sapete che forza ha e soprattutto che danni può procurare alla vostra vita in quel frangente, fino a quando riuscite a risolvere, se risolvete. La curiosità è tanta, ma sono cose che suggestionano tanto e il cervello lavora tanto. Ma nel caso vi dovesse accadere, succede comunque sia, vi possa accadere un qualcosa, la paura farà 90 sì, ma rimanete saldi, perché ve lo dice il sottoscritto, non dovete avere paura dei morti, ma dovete avere paura dei vivi. Ricordatelo che i morti non vi possono fare del male, si possono manifestare, tutto ciò che non vediamo si può manifestare, ma non ci può fare niente, non ci può fare del male. Ci può mettere solamente paura. E soprattutto, come consiglio, ritornando al mio consiglio che voglio dare spazio alla mente a voi, cercate di stare alla larga, perché è un mondo totalmente diverso da quello che uno si immagina, pensando che sono tutte cazzate. Anche io pensavo che erano tutte cazzate. Però da esperienza a esperienza vi dico che è tutto vero. C'è un qualcosa che noi non vediamo e c'è un qualcosa che potrebbe comunque sia recarci danni sensibili, danni alla nostra sensibilità, come è successo a me, che purtroppo ne sono uscito sì, ma ne sono uscito dopo parecchio tempo, e oltretutto un'esperienza che non ho raccontato all'epoca ai miei amici, perché magari potevo rincorrere a qualche problema con loro, nel senso che mi potevano scansare perché mi piavano o per matto o per qualcosa di brutto, quindi me la sono sempre tenuta per me. Ad oggi mi ritrovo a 30, quasi 33 anni, che ho fiducia nel raccontarla, perché so che non mi può risuccedere nulla, e soprattutto queste situazioni, o perlomeno di entità più leggera rispetto a questa che vi ho raccontato, che è grave, 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 so gestirla nella normalità. Non mi faccio suggestionare e non mi faccio impressionare, perché non ci può fare male nessuno. Oltre, se non sono vivi, non ci può fare male nessuno, ci possono spaventare, ma non ci possono fare nient'altro.
Quindi ripeto, le curiosità vanno bene, guardatevi i video, leggetevi i documentari, leggetevi i libri, insomma quello che vi pare sull'occulto e sul paranormale. Ma evitate esperienze tipo la tavola Ouija, il famoso rituale con le lettere e con la candela in mezzo. Evitate tutti questi tipi di contatto che vi possono mettere, comunque sia, appunto, scusate il gioco di parole, in contatto con persone che magari non sapete l'entità, se siano buone realmente o se sono cattive. Quindi evitate. Spero che questo off topic vi sia piaciuto, scusate se mi sono dilungato per quasi 16 minuti di video, però è un'esperienza che andava raccontata. Se avete domande lasciatemele sotto al video, quindi nei commenti lasciate un commento, se avete domande per sapere delle curiosità, se magari mi è sfuggito qualcosa, se vi posso rispondere, vi rispondo tra i commenti. Quindi non esitate, raccontatemi anche la vostra esperienza, se avete un'esperienza diretta, e ditemi magari come l'avete gestita. Con questo vi ringrazio, spero che, ripeto, questo off topic vi sia piaciuto, lasciate tanti like per supportare il canale e ci vediamo al prossimo video. Un bacione e buona giornata a tutti.